Faccio. Ciao amici, vi racconto il rock and roll, pezzo di Elio e le Storie Tese che omaggia, diciamo, le atmosfere di gruppi storici come i Led Zeppelin, per esempio. Come nacque questo pezzo? Proprio con la voglia mia e del Faso, inizialmente, appunto, di dire a tutto il mondo che il rock and roll è bello, che non deve chiedere niente a nessuno, che tanti generi diversi dal rock and roll non è che ci piacessero tanto, e quindi facevamo, diciamo, una pubblicità comparata, che adesso è anche legge, quindi potevamo dire che una cosa è bella e quell'altra è più brutta. In questo caso per noi il rock and roll è bellissimo e altre cose no. Come andamento musicale è veramente un rock molto incalzante. Ve ne faccio un pezzettino. Come sono nate le parti di chitarra? Adesso vi faccio sentire un riff. In particolare, che un po' ricorda. Questo è Ben Underon di Paul McCartney, e questo riff mi condizionò molto. Volevo fare una cosa pesante e nello stesso tempo alleggerirla. La parte pesante era... ispirato da... Volevamo anche raccontarlo il rock and roll come se fosse un'entità, una notizia da dare, e chi meglio del Enrico Mentana poteva farlo? Infatti lo sentite all'inizio del pezzo. Non abbiamo neanche, diciamo, avuto molte difficoltà, perché abbiamo fatto così: Enrico, vuoi fare l'intro di rock and roll? Sì. Buon ascolto.